Dunque, cambiamo argomento e anche oggi parliamo di economia perché la crisi economica dovuta alla pandemia ha acuito sicuramente le difficoltà alla cittadinanza. Oggi vogliamo soffermarci però sul ruolo delle banche. Qual è il ruolo che le stesse oggi devono avere, ma soprattutto qual è il ruolo che avrebbero dovuto avere all'inizio lockdown? Ne parliamo oggi con il commercialista Salvatore Vizzi, che è qui con noi in studio. Buongiorno, salve, ben trovato. Buongiorno. In collegamento invece c'è Severino Nappi, consigliere della Regione Campania e coordinatore della Lega Napoli. Buongiorno, salve. Nappi, buongiorno, ben trovato. Dunque, Vizzi, io partirei da lei. Il tema delle banche, qual è il ruolo che avrebbero dovuto avere, il comportamento esatto nel periodo dell'era pandemica e poi spostandoci poi successivamente al periodo attuale? Allora, il ruolo delle banche avrebbe dovuto essere sostanzialmente quello di seguire quelle che sono state anche le indicazioni del governo. Diciamo che c'è stato forse un punto di rottura tra le comunicazioni che sono state date dal governo e quindi il semplicismo con cui gli imprenditori hanno percepito la possibilità di ricevere questi finanziamenti. Mi riferisco in particolare a quelli che per la maggiore sono andati, che prima era nella misura dei 25.000 euro, poi passati a 30 con estensione del periodo di restituzione, e quello che poi di fatto è stato il comportamento delle banche. Quindi, a fronte di un semplicismo in cui abbiamo percepito da parte del governo, sì, compreso, insomma, l'ex premier, fosse la responsabilità. Sì, una responsabilità di comunicazione. Cioè, con molto semplicismo è stato detto: preparate il modello 4 bis, il modello 4 bis con al limite l'ultima dichiarazione, l'ultimo bilancio presentato, avete diritto al 25% del fatturato nei limiti dei 25.000 euro, andate in banca e i soldi vi saranno dati subito. Rispetto invece ad un muro, a volte anche un muro di gomma, che è stato trovato con le banche, il problema pare sia stato una sorta di cattiva interpretazione o cattiva scrittura della norma, per cui le banche, diciamo così, hanno alzato il muro per difendersi da quelli che sarebbero state poi eventuali responsabilità per credito concesso con una certa facilità, e dall'altro il ministro Patuanelli all'epoca con l'avvocato Conte, che praticamente in quella famosa conferenza stampa, nelle famose conferenze stampa serali, dove dicevano andate tranquilli, invece, abbiamo messo in moto, però così non è stato, o meglio andiamo nello specifico, vorrei disquisirne con Nappi. Innanzitutto, qual è l'importanza che le banche assumono nel tessuto imprenditoriale e però nel caso di distorsioni dell'operato di queste ultime, quali potrebbero essere gli effetti economici e sociali? Perché giustamente le imprese si recano alle banche, però come diceva il commercialista Vizzi, molte volte poi trovano un muro, si scontrano con un muro, perché se non vi è un buon operato o un rating è eccessivamente elevato, tutto questo colloquio non può avvenire. Guardi, questo è un dramma che riguarda in generale il paese, ma soprattutto riguarda il sud, e che nella vicenda della pandemia ha avuto una esplosione drammatica che poi in qualche modo conosciamo tutti. Ha detto molto bene Vizzi: il semplicismo del governo, andate in banca e vi danno i soldi. Non era vero, non è stato vero, sia perché spesso queste risorse non erano realmente disponibili, sia perché mancavano una serie di decreti e di norme, sia perché poi nella sostanza quello che è accaduto frequentemente è che le regole di accesso al sistema bancario in questo paese sono tagliate su un'idea di impresa che spesso non esiste. E soprattutto credo che sia davvero inquietante, in particolare, ripeto, nel nostro territorio, che si immagini un meccanismo nel quale non si tenga conto della realtà nella quale le nostre imprese sono chiamate a operare. Le difficoltà burocratiche, i tempi di pagamento della pubblica amministrazione, la complessità di accedere alle risorse della pubblica amministrazione o di confrontarsi con la pubblica amministrazione fanno sì che spesso i conti non tornano, non per responsabilità dell'impresa ma per responsabilità dello Stato, che invece paradossalmente recepisce norme tecnicissime, complicatissime, meccanismi nei quali di valutazione soggettiva della condizione reale non c'è nulla. E quindi qual è il risultato? Che qui più che altrove chi non ha le carte a posto, anche solo dal punto di vista formale, diventa immediatamente una sorta di cattivo pagatore, una sorta di cattivo imprenditore, uno che sostanzialmente deve essere lasciato fuori dal sistema del credito. Aggiungo un'ultima cosa e poi mi taccio. Guardate che un altro grande problema del nostro sistema è anche riguardo le dimensioni del credito.
In un territorio come il nostro, fatto di piccole e piccolissime imprese, le nostre attività avrebbero bisogno di risorse, tutto sommato anche in un certo modo limitate, 100.000, 200.000 euro, per partire, per ripartire, per andare avanti, per rispondere alla crisi, insomma, per quello che concretamente è il loro bisogno. E invece, se andate a guardare, sostanzialmente lo Stato interviene e finanzia grandissime misure che spesso finiscono in favore di multinazionali lontane. Io non mi scordo mai di ricordare la drammatica vicenda, per me drammatica, del finanziamento della multinazionale svizzera Nestlé per far fare la pizza surgelata a Benevento. Che bisogno c'era di dare i soldi alla Nestlé per far fare la pizza surgelata in Campania? E invece magari il nostro piccolo imprenditore che vuole comprare un capannone nuovo oppure vuole provare ad andare sul mercato non riesce ad avere nessuno che gli presta 500 euro, perché esatto, magari le regole di Basilea 4, 5, 6, 7 non 9, rientra 6, insomma 7, non rientra appunto nelle prerogative per poter accedere al credito. E la dimensione del credito diventa notevole, qual è quindi l'impatto anche degli istituti di credito? Perché molte volte si parla di responsabilità, è una responsabilità laddove le banche probabilmente, parliamo in periodo di pandemia, ma in generale non si sentono tutelate probabilmente anche dallo Stato, c'è anche questo tassello. Allora, il discorso io penso che sia un problema di interpretazione rigida o meno delle regole. Che non ci sia un diritto al finanziamento, questo è pacifico, quindi non è che vado in banca e ho diritto al finanziamento. Dall'altro lato si verificano, io per l'attività che faccio vivo la quotidianità, ecco, veramente dei piccoli, del salumiere, del piccolo imprenditore che ha avuto in questo periodo necessità di relazionarsi con le banche e chiedere credito, e diciamo spesso un rigidismo nella interpretazione, nell'applicazione della regola che va solo a favore delle banche. In un rapporto contrattuale come è quello con le banche, ci deve essere la correttezza tra entrambe le parti. Io penso che la prima cosa sia quella di informare il cliente su quelli che possono essere, nel periodo precontrattuale. Noi abbiamo un articolo del Codice Civile, il 1337, che parla proprio della responsabilità precontrattuale e dice sostanzialmente che queste parti, nel momento in cui iniziano, ad avere rapporti, devono essere corrette l'una con l'altra. Quindi la banca deve tenere un rapporto di correttezza e di informazione e dire soprattutto al cliente qual è il motivo per cui non accetta, perché che sia arbitraria la valutazione del merito creditizio, questo è altrettanto pacifico, quindi che la banca abbia la massima libertà nel fare le cose, nel decidere se dare o meno, ma in questa libertà non deve esimersi dal proprio dovere di informare e di dire le cose così come stanno. Perché? Perché si sono verificati, parlo sempre dell'esperienza personale, piccoli imprenditori che magari 2-3 anni prima avevano avuto un problema di un piccolo protesto bancario, un assegno bancario, magari anche di una cifra esigua, a volte anche per questioni di principio, magari si può decidere di non pagare un assegno ad un fornitore che magari non ti ha servito bene, insomma così. Ebbene, il problema degli imprenditori oggi è che questi piccoli nei che hanno nella loro vita imprenditoriale li seguiranno per tutta la vita, cioè le banche useranno questi piccoli pretesti per dire non hai un merito creditizio, punto. E questo non è giusto. Quindi in un rapporto di trasparenza e di correttezza che in una fase precontrattuale, ma anche dopo, la banca deve avere, ci deve essere una corretta informazione da parte del cittadino, in modo che possa difendersi laddove c'è una responsabilità della banca. Nappi, intanto, volendo parlare anche di istituti di credito, e lei prima parlava di Sud, c'è necessità oggi che il Sud e il Mezzogiorno abbia una banca? Beh, certo, siamo tutti orfani del Banco di Napoli, siamo tutti orfani di una banca che era tagliata a misura del Mezzogiorno, ma che era addirittura una delle principali banche italiane ed europee. Ci fu uno scippo drammatico, hanno scippato quella banca, hanno scippato le risorse che c'erano in quella banca, hanno riscippato persino i crediti recuperati da quella banca. Oggi forse è il caso di riparlarne, di ripensare. Io ho anche una proposta. Oggi esiste un'impresa, la Banca Intesa, che ha recuperato il marchio sostanzialmente, lo ha nei fatti abbandonato. Io credo che invece dovremmo immaginare che il Banco di Napoli possa ritornare ad essere la banca del sud del nostro territorio e farlo attraverso un'altra banca pubblica che comunque è FEP, la Banca del Mezzogiorno, che appartiene a Invitalia, cioè una società partecipata dallo Stato integralmente, che lascia sul terreno ferma il banco, la sua attività bancaria. Quindi la proposta è
Immaginiamo di far ripartire il Banco di Napoli come moderna e funzionale volano dell'economia, una sorta di cassa del mezzogiorno gestita attraverso Invitalia, il Ministero dello Sviluppo Economico, dal nostro territorio con il marchio del Banco di Napoli. Sarebbe il modo per dire che stiamo di nuovo sul territorio con una banca a misura del Sud e farlo recuperando la tradizione, la storia, anche la simbologia di una delle più grandi antiche banche del mondo. Qual è l'aiuto che gli imprenditori, ecco, nel loro approccio con il credito bancario da parte delle istituzioni locali o comunque del mondo dell'associazionismo e del volontariato può arrivare ad imprese e famiglie? Allora, l'idea, ripeto, è sempre quella di informare innanzitutto su quelli che sono i diritti della famiglia o dell'impresa che si relaziona con la banca, parlo sempre in termini di credito, perché è semplice dire faccio accreditare lo stipendio, la banca è contenta, gestisce, diciamo così, il mio conto corrente in maniera pacifica. La banca deve diventare un po' più imprenditore e meno negazionista nei confronti dei clienti. Voglio solo velocemente dire un paio di esempi. Lo diciamo subito dopo, sì, la pubblicità, prego. Perché è un tassativo. Quindi la banca diceva più? La banca deve essere più imprenditore e meno negazionista nei confronti dei clienti. A tra pochissimo, con Mattia Noè. Dunque, diciamo, la banca più imprenditore e meno negazionista nei confronti dei clienti, voleva fare degli esempi, Bizzi? Sì, degli esempi. La dottrina e la giurisprudenza hanno inquadrato questo fenomeno come interruzione brusca del credito, cioè un imprenditore che ha una linea di credito con la banca, questa viene revocata dalla sera alla mattina solo per alcuni alert che magari sono stati dati dai report che le banche periodicamente tagliano per ogni cliente loro. Allora dico, un cliente che per 10-15 anni magari non ti ha mai creato problemi, insomma così, il solo fatto che possa attraversare una crisi locale, di mercato, una qualunque crisi, diciamo così, ciò non vuol dire che sia un cattivo cliente per cui dalla sera alla mattina gli revochi il credito. Questo è il discorso, ma ci sarebbero anche altri esempi da fare. Ripeto, se c'è una corretta informazione, la banca dice io faccio questo per questo motivo, sicuramente la salute del territorio ne guadagna in termini di meno ricorso all'usura, meno ricorso, perché se ho la possibilità di difendermi e quindi far valere i miei diritti se la banca ha mal gestito, invece nella generica asserzione non ti posso finanziare perché non sei in linea con il rating dell'aziendale, le cose, dice, resta tutto nel vago, il contribuente o il cittadino non può far valere i suoi diritti verso le banche. E non restituisce l'Invitalia alla nostra economia, l'economia del territorio. Nappi, velocemente il suo pensiero, ma soprattutto le chiedo se il contributo del terzo settore a questo punto diventa determinante. Non la sentiamo, Nappi, non la sentiamo. Sicuramente importante. Ora mi sentite? Sì, prego, prego. Benissimo, dicevo che sicuramente il terzo settore svolge in questo nostro territorio una funzione significativa e importante anche nel sistema del credito, dove ci sono delle banche etiche e anche un sistema cooperativo che in qualche modo ha delle regole più snelle e va esattamente nella direzione che segnalava Bizzi, cioè la capacità di intercettare i bisogni reali di una platea che dalle nostre parti vive con grande difficoltà la necessità di relazionarsi col sistema bancario, l'aiuto, il sostegno. È un tema molto ampio e generale, quello delle condizioni nelle quali ci si muove qui per fare impresa, sul quale vorrei concludere dicendo che gli allarmi contro il dilagare della camorra, della criminalità, non possono essere fatti e semplicemente recepiti acriticamente sulla scorta dei numeri. Bisogna prendere rimedio. Allora, quando si sa, e quello che raccontava Bizzi è perfetto da questo punto di vista, che mettere spalle al muro tanti piccoli imprenditori significa condannarli a finire nelle mani dell'usura o peggio a essere acquistati, tra virgolette, dalla camorra, beh, su quello lo Stato deve intervenire. E credo che sia questa una delle grandi battaglie che si debbano combattere qui. Far Grazie. Capire che la camorra non si combatte con la lotta soltanto simbolica, ma con i fatti concreti. Grazie, grazie a Severino Nappi e Salvatore Bizzi per essere stati Buonasera. Con noi.